perché è per questo che siamo uno, perché la vita che è al di sotto, che contiene ogni manifestazione, questo bacino che sostiene ogni manifestazione, che anima ogni manifestazione, abbraccia noi e abbraccia la natura, senza separazione, senza distinzione. Noi e la natura insieme, uno. E nella natura la vita è molto più percepibile che non nella maggioranza o, diciamo, in molti esseri umani. La natura, nella natura la vita è palpabile, è percepibile. E per questo quando passeggiamo nella natura cominciamo a sentire la pace, la quiete, una dimensione di silenzio, in cui ci sentiamo accolti, in cui ci sentiamo rapacificati. Non si può fare distinzione fra noi, fra me, facciamolo personale, perché se diciamo noi è più difficile farne l'esperienza. Fra me e la natura. Fra me e il pianeta, fra me e le piante, fra me e gli animali, non c'è nessuna differenza. Siamo un tutto unico. La forma, certo, è differente. Ma la vita che ci anima è la stessa. E questa vita ci unisce ed è questo che è fondamentale portare nell'esperienza del salviamo il pianeta. Perché da un altro punto di vista, se guardiamo tutto l'inquinamento che c'è nel pianeta, che abbiamo creato sul pianeta, non è per niente diverso dall'inquinamento che ci siamo messi dentro. Qual è la differenza? Uguale. E proprio perché allora ci occupiamo dell'inquinamento interiore? Alcuni adesso cominciano, sentono il richiamo, la sofferenza spinge, la sofferenza aumenta, la paura cresce sul pianeta e allora cominciamo a renderci conto che dobbiamo rimboccarci le maniche e darci da fare con il nostro inquinamento interiore, che prende varie forme, come tutti sapete, ma che non c'è nessuno che ci può liberare dall'inquinamento interiore se non noi stessi. E allora questo movimento verso il pianeta deve essere accompagnato dal movimento verso di me. Pulisco il mio inquinamento ed è allora il mio gesto di non buttare la cicca per terra o di non buttare i rifiuti in giro. Verrà da un'attenzione diversa, da una qualità di attenzione che si occupa di qualunque inquinamento, perché tutti gli inquinamenti hanno la stessa valenza, sono ugualmente importanti. Ma più prendo responsabilità per il mio inquinamento interiore, più questo mi porterà a vivere la globalità del presente. A uscire da un io, a uscire da un'idea, a uscire dalle idee sul pianeta, ma a viverlo. Molti anni fa io ho fatto un sogno.
In quel tempo stavo creando un libro di immagini. Mettevo accanto le fotografie interiori del corpo umano, degli organi, dei muscoli, dei tendini, delle ossa, e foto del pianeta, della natura, e le cose erano incredibilmente simili. Nessuno ha mai voluto pubblicare quel libro, ma era interessante perché a qualunque persona lo facessi vedere, a parte lo stupore, la meraviglia di vedere questo, aveva poi, dopo, l'esperienza, quando camminava in natura, di questa percezione che fra interno e esterno non ci fosse una separazione più. E mentre lavoravo a questo libro, una notte ho fatto un sogno sorprendente. Più che un sogno era una visione. Sentivo il suono della terra, sentivo il suono del pianeta. Ed era come se viaggiassi al di sopra e dentro il pianeta. Com'è questi film meravigliosi che vediamo? E il suono era un suono nuovo, non l'avevo mai sentito, ma contemporaneamente potevo riconoscerlo. Era come se quel suono mi vibrasse dentro e mi facesse sentire che mi apparteneva, che era mio, che era anche mio. E questo suono mi dava il benvenuto, mi accoglieva, mi riconosceva. È stata un'esperienza che ha cambiato per sempre la mia percezione della natura. Ed è a portata di mano. Basta che camminiate in un qualsiasi piccolo parco della vostra città o in qualsiasi angolo della campagna in cui vivete.